Andiamo adesso al tornato insieme a Mezzana, Montesi Alessio, all'angolo blu per la pacifistica palla di Andrea Morte, mai guarda, un carattere, una sportività, poi perché non ha mai dato colpi cattivi, ha sempre cercato il colpo brava anche questa buona retticola. Benissimo, adesso un altro incontro dei nostri pugili. Vediamo sul quadrato all'angolo rosso il nostro Montesi Alessio, detto Monti, della Box Siena, serie junior, categoria junior, peso 65 kg, che affronterà Duchi Michelangelo da Global Gym 1, anche lui categoria senior, no, Buciantelli Gianmarco, ha ragione Thomas, dell'associazione sportiva dilettantistica polisportiva Valle Umbra, anche lui invece categoria youth 65 kg. Ricordiamo, angolo rosso, Montesi Alessio per la box Siena Mezzana, categoria junior 65 kg, contro Buciantelli Gianmarco, polisportiva Valle Umbra, youth 65 kg. Tre riprese da 3 minuti. Atleti al centro del ring. Ma qui c'è una bella gente. No? Ah, fai giù. Questo è grosso. Attenzione, non mi montare il pacchetto e mi trema la telecamera. Pronti? Via, si parte! Prima ripresa al centro del ring, il nostro Montesi gira intorno Buciantelli Gianmarco della Polisportiva Valle Umbra. Ricordiamo youth categoria 65 kg, mentre Montesi Junior categoria 65 kg. Devo sinceramente ammettere che Buciantelli Gianmarco sarebbe qualche chilo superiore alla categoria 65 rispetto al nostro Montesi, che invece sarebbe nel suo peso. Una gara d'attacco per il nostro Montesi Alessio e Buciantelli Gianmarco, che sembra controllare girando intorno all'avversario questo match. Sembra un pugile molto potente nei colpi, Buciantelli Gianmarco angolo blu. Vediamo Montesi che riuscirà a fare contro questo avversario molto ostico. Senza paura continua ad attaccare il nostro Alessione Montesi al centro del ring. Controlla benissimo e schiva Buciantelli Gianmarco, che non sembra soffrire più di tanto. Bella questo 1-2, questo bel destro a segno di Buciantelli Gianmarco, che sembra avere qualche cartuccia in più nel suo nel suo arsenale. Per ora si limita a rimettere a schivare, ma sembra leggermente più alto, leggermente più pesante. Si vede più esperto, però il nostro Montesi non ha paura, come si dice in questi casi, fatto, è tutto mestiere che entra. Attento, bellissimo questo sinistro destro di Buciantelli Gianmarco. Montesi continua ad attaccare senza alcun timore e finisce la prima ripresa sull'attacco di a vuoto di Montesi Alessio. Direi essenzialmente una ripresa abbastanza equilibrata sul discorso del punteggio, anche se diciamo potenzialmente vedo il leggero meno affanno il pugile dell'angolo blu Buciantelli Gianmarco per la Polisportiva Valle Umbra, ma il nostro Montesi Alessio angolo rosso box Siena Mezzana diciamo che ha fatto tutta la ripresa in attacco, portando più colpi dell'avversario. Vedremo
ha preso, diciamo, un solo colpo bello, un destro su quell'1-2 di Bruciatelli Gianmarco, che sembra essere più esperto, più alto e di categoria peso superiore. Ci informeremo poi su questo dettaglio. E sta per cominciare la seconda ripresa. Un salutone al nostro Matteo Ceccarelli e a mitico Zat che ci segue da tutto il mondo. Riparte la seconda ripresa sempre con il nostro Montesi Alessio al centro del ring. Un grande attacco di Alessio, adesso subisce un po' il ritorno di Bruciatelli Gianmarco, che si limita a uscire e a rimettere questi colpi molto esplosivi, molto potenti. Mi sembra che la differenza di esperienza tra i due sia molto evidente, anche se il nostro Montesi Alessio, con grande carattere, coraggio e caparbietà, non si fa tanti problemi, non fa tante rimostranze a dispetto dell'avversario più esperto, più alto, più pesante. Un grande Montesi chiude all'angolo, l'avversario mette un grandissimo destro al mento di Bruciatelli Gianmarco. Un grande Montesi, grande cuore, vai Monti. Oh, adesso un bel sinistro di prima attenzione di Bruciatelli Gianmarco ai danni del nostro Montesi Alessio, ancora al sinistro. Vedete questa freschezza, questa esperienza viene fuori nella velocità, nella scioltezza dei colpi e nella incisività. Un Montesi però che non si risparmia e non fa certo i complimenti, è in pugile di casa e non vuole certo sfigurare e sta dando il massimo. Mi piace questo atteggiamento, tiene sempre il centro del ring. Vai Alessio, adesso subisce un po' il ritorno di Bruciatelli Gianmarco, ma senza nessun timore Alessio continua sempre costantemente ad attaccare l'avversario e incassare anche qualche colpo. Grande Monti, adesso cade la dentina a Bruciatelli Gianmarco e evidentemente comincia a accusare anche lui un po' di stanchezza, nonostante sia più esperto, più pesante e probabilmente anche più alto. Un ottimo Montesi che non smette di attaccare, non porta rimostranze a nessuno e si riparte con Monti ancora all'attacco. Vai Alessione, una risposta, un 1-2 di questo Gianmarco Bruciatelli, angolo blu, Polisportiva Valle Umbra, che sembra avere delle belle frecce al suo arco, belle esplosive. E finisce qua la seconda ripresa. Beh, direi che il nostro Montesi ci mette più cuore, più attacco e impegno e foga, però direi che dall'altro lato Bruciatelli Gianmarco mi sembra più fresco, più esplosivo e potenzialmente più potente. Però un grande Alessio che non lascia spazio per boxare a Bruciatelli Gianmarco. Vedremo se sarà premiata questo suo impeto al termine della terza ripresa, che ricordiamo tra qualche secondo sta per cominciare. Tre riprese di 3 minuti, categoria 65 kg. Nella categoria junior all'angolo rosso Montesi Alessio, box Sierra, all'angolo blu categoria youth Bruciatelli Gianmarco. Fuori secondi e si parte con la terza ed ultima ripresa di 3 minuti. Pugili al centro del ring e via. Di nuovo il nostro Montesi Alessio che tiene il centro del ring e attacca, e adesso sembra venire fuori con qualche colpo più potente Bruciatelli Gianmarco e mette subito una bella serie di destri. Ma il nostro Montesi, che non ha paura, non gli lascia spazio, non lo lascia boxare, cerca di imporsi con la sua box. Un grande Alessio Montesi, un gran cuore, che mette questa serie di sinistri, bravissimo, e senza nessuna paura si fa ancora sotto. Un grande Montesi Alessio che mette una serie di colpi senza alcun timore rispetto all'avversario, molto potente. Grande Ale! Un grande incontro del nostro Alessio Montesi, sta affrontando un ostico Bruciatelli Gianmarco che sembra molto veloce, molto rapido e molto potente nei colpi, potenzialmente letale. Ma un Montesi che
con la sua grinta e il suo attacco continuo e costante non lascia spazio alla box dell'avversario e cerca di fare suo il match il nostro Montesi Alessio, anche se subisce qualche colpo in cassa e continua ad avanzare il nostro Lessione. Bello incontro, questi due ragazzi 65 kg se ne stanno lottando con il cuore. Bellissima questa azione di Bucciatelli, Gianmarco colpisce sopra e sotto e sembra mettere in difficoltà il nostro Montesi, però risponde con bel destro, incassa l'alto sinistro, serie di colpi da ambedue le parti. Bellissima terza ripresa con un Montesi che incassa e continua ad attaccare con il cuore. Oh, ma stringi dente Lessione, sembra aver curato questi ultimi colpi potenti di Bucciatelli Gianmarco, come avevamo previsto, più esperto e più potente, incisivo. Bello questo destro dentro e fuori di Bucciatelli Gianmarco. Finisce la ripresa con un generosissimo Montesi Alessio che francamente mi ha stupito, appressato, attaccato per tre riprese senza lasciare spazio a un ben più esperto e potente Bucciatelli Gianmarco, che dalla sua aveva, oltre al peso e alla statura, anche un allungo maggiore. Un match veramente di cuore e di intelligenza del nostro Montesi Alessio, che non ha lasciato spazio all'avversario per sfruttare i propri punti forti. Vedremo adesso i giudici se premieranno l'impegno e il cuore del nostro Montesi oppure l'attendismo e la chirurgica risposta di rimessa di Bucciatelli Gianmarco all'agroloop e la Polisportiva Valle Umbra. Bel match di entrambi i due pugili, ma grandissimo cuore di Montesi Alessio, grandissimo match, grandissimo Alessio. Vince all'angolo blu Bucciatelli. E purtroppo non basta la grinta e il cuore del nostro Alessio Montesi per portare a casa l'incontro, che viene vinto da Bucciatelli Gianmarco, Polisportiva Valle Umbra, categoria Youth 65 kg, che vince un bel match nonostante un attacco costante del nostro Montesi Alessio che sembra aver fatto molto di più, però probabilmente pugili a dislivello, l'esperienza e il tecnico dei due pugili hanno favorito il fortissimo Bucciatelli Gianmarco. Complimenti ad entrambi ragazzi.